Ciao ragazzuole, benvenuti in un nuovo video. Come sicuramente avete letto dal titolo, finalmente è arrivato l'ordine che ho fatto sul sito di Look Fantastic del calendario dell'avvento di NYX. È meraviglioso in questo pack oro e rosso. Gimme Superstar si chiama il calendario e si presenta in questo modo. È immenso, quindi mi devo girare un po' indietro. In questo modo, io spero che lo vedete. C'è anche il riflesso della ring, scusate, ma è pazzesco con queste stelle, con queste, oddio, con questi disegni. E io sono super contenta perché è già Natale per me e io non sono una persona costante, dovete sapere, per aprire casella dopo casella, ma sono quella psicopatica che quando gli arriva un calendario dell'avvento apre tutte le caselle, perché è il primo vlogmas che facciamo, quindi inauguriamo con l'apertura del calendario dell'avvento. Ci saranno poi altri vlogmas insieme a Dave, ovviamente, e soprattutto con i prodottini che troveremo all'interno. Non so cosa troveremo, non ho voluto vedere altri video, non mi sono fatta spoiler perché mi piace la sorpresa, ma i prodottini che troveremo qua dentro, realizzeremo ben due make up per sfoggiarli durante questi periodi, quindi devo ammettere che sono super curiosa di vedere cosa c'è dentro. E ho comprato quello da 24 giorni, ci sono altri tipi, mi sembra anche quello da 31 se non erro, quello da 12, ma essendo il mio primo calendario dell'avvento che ho comprato, perché non ho mai comprato calendari dell'avvento, e penso che il prossimo anno, preparatevi perché non ci sarà solo quello di NYX, ma verranno anche altri calendari dell'avvento, se riesco. Quindi sono super emozionata. Io però mi sono munita di pinzette perché con le unghie non vorrei fare danni. Quindi ragazzi, andiamo ad aprire. E andiamo ad aprire, sarà molto difficile, la casellina numero 1. Io lo sapevo, però no, la sicuramente andava. Olè. No, vabbè, iniziamo bene. Ok, andiamo, vi faccio anche tutti gli swatch, così vediamo tutto. È un butter gloss ed il colore della, è una mini size, penso che troveremo quasi tutte mini size, spero di no. Ma è fighissimo raga, ma quanto è bello. Ora vi faccio lo swatch e il colore è Proline. Si manifesta così, con questo scovolino, e il colore è questo. Il colore mi piace veramente tanto. Sono curiosa. Fighissimo. Ok. Poi a fine video, giù nei commenti, fatemi sapere quale è il... Io intanto mi strucco, mi sono munita anche di salviettine, così non mi vengono 24 tonalità diverse. Fatemi sapere giù nei commenti, ne dicevo, quale prodotto vi è piaciuto di più. Andiamo all'apertura della casella numero 2. Come si apre? Ah no, qua, Eleonora, è semplice avere un calendario della band. Un ombretto, un eyeshadow, vediamo. Devo ammettere che sono curiosa, sono una bambina al giorno del Natale. Utopia Soft Ink, ah no, pigmento pressato. Ora vi faccio vedere il colore anche dalla telecamera. Ok, faccio lo swatch. Wow, mi piace questo rosino. Io poi durante il lavoro, durante le uscite quelle tranquille, non devo fare trucchi troppo pesanti, questi sono i colori che prediligo e sono contenta perché lo userò tantissimo. Mi sto utilizzando, guardate che carino, le capelline aperte. Ok, no, basta Eleonora, però fermati. Andiamo alla apertura. Ah, sono messi in ordine, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Andiamo all'apertura della casellina numero 3. Io. Voi avete mai trovato un altro lip? No, non lo so, ora vediamo. Voi avete mai comprato calendari dell'avvento? Io non ho mai comprato e non ho mai ricevuto calendari dell'avvento, quindi quest'anno ho voluto provare. Non è un gloss, ok,
NYX Professional Makeup Studio. Ah, è una base di trucco. È un primer occhi che va messo prima degli ombretti. Sono curiosa di provarlo, questo di NYX, perché ne ho sentito parlare tantissimo bene. Quindi sono super curiosa e lo proveremo nei prossimi video, quando realizzerò il make up con tutti i prodotti che ho usato, o con la maggior parte dei prodotti che ho usato del calendario dell'avvento. Ed era la casellina numero 3, giusto? E devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa già da queste prime tre cose. La 4 è bella lunga, la 4, no? Quanto è lunga? Come si apre la 4? Oh, da qua. Io e le unghie non andiamo d'accordo. L'illuminante, e questa cosa ci piace, perché sto trovando tutti i prodotti in questo momento diversi tra loro. Allora, Liquid Illuminator, un illuminante liquido, e andiamo a fare la prova. Lo metto un po' sulla mano e lo metto vicino al rosino di prima. Wow, ragazzi, è un beigiolino, no, un rosino molto riflettente, no, vabbè, pazzesco, guardate la luce che fa. Sono stracuriosa di provare anche questo, devo essere sincera. Solo sulla palpebra mobile penso che faccia un bel effetto, non lo so, proveremo. Non prediligo gli illuminanti, li uso molto come ombrettini super luminosi. La 5 sta dall'altra parte del calendario, che è questa casellina qui. Scusate il riflesso della ring, ma cosa ci sarà? Vedete voi. Un altro rossettino o gloss, vediamo quale dei due. Apriamo un rossetto perché io amo i rossetti della NYX. Soft Matte Lip Cream Leon si chiama, in colorazione. Questo è lo scovolino e lo vado a mettere vicino all'illuminante, lo swatch. Wow, è un colore molto nude e devo dire che mi piace, perché prediligo il nude da altri colori, a parte oggi che ho questo rosso, ma volevo essere un po' più festiva. E devo dire che sono soddisfatta. Io i rossetti della NYX matte li adoro, ma li adoro veramente tanto, ragazzi, e sono soddisfatta. Per ora quello che sta uscendo mi sta piacendo tutto, devo essere sincera. Andiamo alla casellina numero 6. Ok, un altro ombrettino. Devo dire che ero curiosa di provare alcuni ombretti della NYX, perché come marca di trucco mi piaceva veramente tanto. E anche questo è un pigmento pressato. Utopia, è sempre della linea Utopia, ed è un rose gold, e già dal nome mi piace. Io ve lo faccio vedere in video. Wow, è pazzesco in videocamera, devo dire la sincerità. Vado a fare lo swatch, così lo provo con voi. E forse non ho messo poco, però se lo ripasso, no, vabbè, mi piace veramente tanto, perché è super luminoso, ha questi micro glitter dorati dentro che wow, veramente è veramente bello. E sono contenta, perché forse questi due uniti insieme possono dare tante soddisfazioni. Andiamo ad aprire la 7, che mi sembra anche normale, bella lunga, no? Che mi sembra? A me mi sembra lunga. Olè! Sulla casellina numero 7 troviamo un altro rossetto. No, mi sa un altro gloss, perché i rossetti hanno il tappo nero, infatti è un gloss, hanno il tappo uguale al pack sotto. E questo è del colore Cinnamon Roll. Vado a farvi lo swatch anche qua. Lo scovolino, ragazzi, è sempre lo stesso, e ve lo metto qua. Wow, è molto ma pazzesco, mi piace questo, è più freddo del quello rispetto a quello di prima, di gloss. Questo mi piace, mi potrebbe piacere. Questo secondo me va subito nella mia borsa, perché
è un gloss che io sicuramente userei tantissimo, perché questi colori mi piacciono veramente tanto tanto tanto. Andiamo ad aprire l'ultima fila, l'ultima casella della prima fila. Quindi questa qua era la prima fila, vedete che sono tutta aperta. Quanto è carino! Ma quanto l'ho aperta? L'ho aperta la 4. Ah sì, è la 4, è quella che si è aperta così. E questa è la 8, dal com'è? Il quadrino sembra che ci sia un altro ombretto, penso, o comunque di quelli che abbiamo trovato prima, e non mi potevo sbagliare, c'è un altro ombretto. E gli ombretti non fanno mai male, perché li possiamo usare in modo diverso. Utopia sempre, pigmento pressato anche questo, brown shimmer, e già che è brown io amo i colori molto sul marrone. Questo è il colore. Devo dire che mi piace già dalla telecamera. È un marroncino con dei glitter. Sempre sul dorato, se non erro. Vado a farvi lo swatch. E infatti, eccolo. Questo è il colore. No, ragazzi, vabbè, pazzesco. Anche se abbinato al primo ombretto che abbiamo trovato, questo qua, Soft Pink, devo dire che non mi dispiace l'accoppiata anche con questo. Forse questo è molto versatile, ma sono stracuriosa, cioè mi piace veramente tanto. Ha Nicolo Glitter Bronze dentro, è pazzesco, raga. In camera sembra più accentuato, non è poi così marrone forte. Per ora super soddisfatta. Andiamo alla seconda fila. Quanto mi piace, mamma, i calendari dell'avvento? Me lo regalate uno? Regalatemi solo calendari dell'avvento. Io farò video solo sui calendari dell'avvento per tutto l'anno. Non è male come idea, no? Vabbè, banda alle ciance, se no viene un video lunghissimo e vi annoiate di me. Andiamo a coprire la casella numero 9 per Onora e i danni che fa. Ok. Oh oh, un altro gloss. Sì, perché ha lo stesso, il colore del tappo uguale. Un altro gloss, questo molto 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 chiaro, e questo non ho mai usato i gloss molto chiari, ragazze, ma perché non sembra che non ho nulla sulle labbra, che poi è quello. Questo colore è Fortune Cookie, però mi piace il nome, quindi lo userò. Vado a farvelo vedere, quindi è sempre un solido gloss, e vi vado a fare lo swatch. Lo metto qui. E infatti è un rosino molto chiaro, cioè, devo dire che lo vorrei provare quando uso magari quei trucchi molto pesanti sugli occhi, anche quando faccio i trucchi ispirati a personaggi molto appariscenti, per esempio Maleficent, per esempio Disgusto, che avete visto, ve li lascio qui nelle schede se non l'avete visti. E devo dire che potrei usarli quando uso quei trucchi particolarmente forti. Lo useremo anche nei prossimi video, perché sicuramente un trucco sarà molto molto carico per la notte del 31, per finire quest'anno, un altro anno che... Ok, banda alle ciance. Apriamo la casellina numero 10 ed è lunga. Anche questa casellina è lunga, non la faccio vedere, non so come farvela vedere. Ok, questa era la 9 e questa era la 10, cioè questa è la 10, quindi si apre da qui. Oddio, la 10, ta-da! Un altro illuminante, no vabbè, pazzesco. Un altro illuminante questo dovrebbe essere. Cioè abbiamo trovato due illuminanti di due tonalità diverse, pazzesco. Quindi questo era il primo che abbiamo trovato, e questo è il secondo e sembra molto più carino. Questo mi piace veramente tanto, e sicuramente questo lo userò come base o comunque come ombretto. Voi sapete che io gli ombretti shimmer mi piace anche questo come illuminante, devo ammetterlo, perché è molto sul rosa pescato, e devo dire che fa luce, ma non è quella luce tipo lampadina che vai tipo sparar lisciata, quindi un po' qui penso che andrà molto bene. Aspettiamo subito. E andiamo ad aprire la casellina numero 11. Questa era la 10. E la 11 è questa. Ed è un altro
rossetto liquido soft matte nella colorazione Abu Dhabi, che è questo colore qua, e ve lo vado a sbocciare subito. Questo è lo scovolino, ve lo metto qui. Questo è decisamente il colore che io uso tutti i giorni, quando esco, quando vado in giro, quando vado al lavoro. Questo è il colore che io uso tutti i giorni e lo amo, quindi penso che questo è top. Mi sembra che ce l'ho anche in versione grande, ma non sono sicura perché mi dovrebbe essere finito, quindi non so se l'ho ricomprato o no. Io mi dimentico le cose. Ebbene sì. Bene, andiamo avanti con l'apertura del calendario. Abbiamo aperto la 11, andiamo alla 12 ed è quadrata, quindi sicuramente 11-12, dov'è? Eccola la 12. E la 12 è... Olè! No vabbè, pazzesco! Un altro pigmento sicuramente pressato. No, è un eyeshadow. È un ombretto normale, non è un pigmento pressato. Ho sbagliato. Ma è di un dorato pazzesco. No ragazze, fa luce propria. Cioè, vive di luce propria, guardate. No vabbè. No vabbè. Facciamo lo swatch. Cioè, non so se rende, raga. Io non so. Ok. Lo amo. Io lo amo solo dallo swatch, ragazzi. Guardate la luce che fa questo pigmento, questo ombretto. Non è neanche un pigmento pressato. Vabbè, no. Cioè, sicuramente sarà su il trucco di Natale. No, ho già in mente il trucco su questo. No, vabbè. Amo. Follemente amo. Ah, poi tutti i glitter. Cioè, ragazzi, non so. No, vabbè. Questo è il mio prodotto preferito per ora. Il mio prodotto preferito per ora, oltre a tutti gli altri. Il 13, cartellina 13 dall'altra parte, quasi la fine della seconda fila. Oh, ta-da! Rossetto soft matte di un colore che io particolarmente amo, ma uso pochissimo perché non so, non mi ci so vedere. Ma soft matte, questo è nel colore Monte Carlo ed è un rosso. Andiamo subito a farvi vedere lo sfuggino. Pennellinosi come sempre. Ok. No raga, è un rosso. Rosso molto rosso. Rosso. No, vabbè, ma è carinissimo. È simile a quello che ho. Forse questo è un pochino un po' più acceso di quello che ho su adesso. Ma non mi dispiace. Sicuramente lo userò nei trucchi che vedrete in settimana. 14. Prima casellina. 14esima casellina. Io comunque a 20 minuti ho capito come mettere il calendario. No, vabbè, vi spiego. Io adoro questo prodotto, ma non l'ho mai provato. Ma ho sentito talmente tante ragazze parlarne così bene. Ora ve lo faccio vedere. Il Pore Refill di NYX. E sono stracuriosa di provarlo, perché se fa quello che io ho visto, ragazzi, non ve lo apro perché è una base primer per il viso che dovrebbe minimizzare i pori, e io ho un problema grande con i pori, quindi se questo li minimizza, come dico io, o comunque come ho visto nei video, in altri video, penso che me lo vada a riacquistare in grande e non lo lascerò mai più. Quindi sono molto curiosa di provare questo prodotto, molto curiosa, ma sono stata stracontenta di averlo trovato, perché così lo testerò nei vari trucchi che facciamo nel periodo natalizio. Quindi super contenta. Penso che questi due per ora sono i prodotti che mi sono maggiormente piaciuti, anche se devo dire che l'illuminante, questo qui senza tappo per ora, spero di ritrovarlo, mi ha fatto piacevolmente stupito. Casellina numero 15. Qui
15, bella grande. Questa è più grande dell'altra. Oddio. Non poteva non mancare la cipria fissante trasparente, quella bianca di NYX, che io amo. Tutte le è bianca, trasparente, traslucida. Quindi io amo questa cipria. E sono curiosa, cioè mi sto stupendo veramente tanto questo calendario, perché abbiamo trovato tutti i prodotti vari per il viso, quindi dai ombretti ai pigmenti pressati, a dei primer, a due illuminanti, a tanti rossetti. Mamma, andole, ce la apriamo la 16! Wow, un altro rossettino. Un altro rossettino di un colore che particolarmente non so, ma mi incuriosisce parecchio. Questa colorazione si chiama Budapest. Mi piacciono i nomi perché i rossetti matte hanno i nomi di città. Monte Carlo, Abu Dhabi, questa è Budapest ed è un rosa. Rosa. Mi sembra molto rosa. Sì, è un rosa scuro, matte. E devo dire che non mi dispiace, perché lo potrei abbinare in parecchi make-up. E sono curiosa, non lo andrei mai a comprare, però averlo trovato e poterlo testare magari mi piace, e quindi lo andrò a comprare grande. Non lo so, non mi ci so vedere con rossetti tanto forti, devo essere la sincera verità. Preferisco più i nude o i gloss. Però lo voglio provare, non sono contenta comunque di aver trovato altri colori che io forse non mi comprerei mai. Andiamo all'ultima fila. Quasi Natale. Andiamo ad aprire la 17, che è questa qui. Un gloss. Dopo un matte, dopo un rossetto matte, un gloss. Un gloss rosato. Questo si chiama Tiramisù, mi piace il nome. Ve lo faccio vedere prima di sbocciarvelo. Devo dire che non mi dispiace. Se è leggermente colorato, della colorazione del pack, mi potrebbe piacere. E infatti mi potrebbe veramente tanto piacere questo gloss, perché comunque rimane colorato. Devo provarlo sulle mie labbra, però non mi dispiace. Questo è quello matte e questo è quello di adesso, quindi il gloss. E devo dire che non mi dispiace. Devo dire che questo qui potrei abbinarlo anche ad altre cose. Andiamo ad aprire la 18. Quasi finito, ragazzi, il calendario. La 18, olè! Che cos'è? Lip oil Sheer olio labbra. Olio labbra. No, vabbè, ragazzi, fa carinissimo. Un olio labbra. Ma wow. Sì, olio per le labbra. Carino, vi faccio vedere le storie poi su questo, dopo aver fatto la mia solita maschera a labbra, il mio solito scrub. Lo voglio applicare e lo vedete presto sulle mie storie in evidenza su Instagram, quindi giù nell'info box trovate il mio link del mio profilo Instagram, quindi mi potete anche andare a seguire lì, perché là metterò dei vari prodottini. Sono contenta, cioè, questo calendario mi sta stupendo, anche se sono tutti mini size, ma sono tutti mini size di prodotti che io non avrei mai comprato, ragazzi. Ma così posso testare e se mi piacciono li potrò andare a comprare. Mi piace. 19. Ombrettino, non so se pigmento o proprio ombretto, vado a leggere. Allora, pigmento prestato, Utopia Temp, Purple Shimmer, ed è un viola. Viola, blu, non lo so bene, perché dalla telecamera sembra un blu, però visto da qua sembra un viola.
con tutti i micro glitterini sul viola chiaro. Quindi facciamo subito lo swatch. Ed è un viola. Un viola. Un viola violaceo, un violetto. Devo dire che sulla cialdina mi piace di più. Addosso devo trovare un trucco per figo per abbinarlo, secondo me. Però chissà, questi due trucchi non lo useremo. Li metto vicino agli ombretti. Ragazzi, mancano 4 giorni. No, è già finito. Andiamo a aprire la 20. Andiamo a aprire la 20 chiudendo il calendario. Brava Ele. La 20. La 20 è questa qui e si apre sempre qui. E c'è un gloss. C'è un gloss, 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 c'è un gloss. C'è un gloss che si chiama Butterscotch. Butter Gloss. Questo è il pack. E la colorazione ve la metto vicino al gloss, questo qua che abbiamo trovato prima rosa. E questo è un gloss molto nude. E questi sono i gloss che io prediligo e che io amo. E devo dire che questo mi piace molto, 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 molto. Guardate, messo in confronto a quello rosa, quanto è più nude. Voglio un altro calendario. Matte. Un rossetto matte. Ve lo faccio vedere. Vi vado a leggere. Stoccolma sarebbe. E vi faccio lo swatch. Mi piace anche la città di Stoccolma. Ok. Questo è decisamente il colore che io... L'ho già detto forse per un altro rossettino, ma veramente a me questi colori mi fanno impazzire, perché stanno bene su qualsiasi trucco voi fate. E se vi devo dare un consiglio, se volete un rossetto da tutti i giorni, questo merita veramente tanto. Ma come tutti i rossetti della NYX comunque, perché sono belli, duraturi, e io li uso anche per truccare in generale, le amiche, per lavoro. Casellina 22. Mancano 2 giorni. Vado, apro. Siete pronte? Io no, perché è quasi finito, non voglio che finisce. Mi date un altro calendario. Non si apre la casellina 22. Ha deciso che non mi vuole far vedere. Ok, ok. Ta-da! Un pigmento o un ombretto. Andiamo a leggere. Pigmento sempre dell'Utopia, prestato, dark purple, e forse abbinato a questo. Ora sì, ora forse il make up ce l'ho, magari per essere un po' diverso in questo capodanno. E questo mi piace veramente tanto, forse anche abbinato al rosino che abbiamo trovato in primis, questo rosino qui. Abbinati secondo me vanno molto 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 d'accordo. E questo mi piace, mentre a differenza di quello viola brillantinato, che non è molto da me, devo dire che mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. 23 a Roma si dice una battuta che non si può dire qua, perché se no mi censurano il video. 23, ma vedete voi, io non voglio aprire. Che c'è? No, vabbè, adoro. È un rossetto. Vi leggo come si chiama. Copenhagen, penso, perché... Oddio, ragazzi, è troppo scuro e non si legge neanche il nome. È un prugna. Io sono sicura che questo è un prugna. È un rosso molto scuro. Infatti... Raga, la vita... La vita, questo mi piace proprio tanto, mi piace veramente veramente tanto, e penso che lo userò in uno dei due make-up che andrò a ricreare per queste feste natalizie, in questi vlogmas, perché raga, dai, pazzeschi. Ultimo casellino, la 24, che è anche bella grande. Secondo me ci potrebbe stare un altro gloss.
secondo voi? Vabbè, mettete in pausa e fatemelo sapere tutto. Cosa potremmo trovare nell'ultima casellina? Vado, aprite voi, va per primi. Abbiamo ragione, un altro gloss. Che non mi dispiace, guardate, è tutto finito. Boom! Tutto finito, il mio palmello non l'ho fatto. Triste io. Ora lo chiudo così. E questo è un gloss Brownie Grip. E vi faccio lo swatch vicino a quello di prima, ma penso che questo mi piacerà molto. Sì, decisamente mi piace, mi piace. Allora, traendo conclusioni di questo calendario, che è stato il mio primo calendario dell'avvento, che ho acquistato quest'anno, ma penso che il prossimo anno lo riacquisterò, perché sono stata molto molto soddisfatta, perché abbiamo trovato sì tanti lip gloss e tanti rossetti, ma io vado matta per gli rossetti e per i lip gloss, quindi i gloss, ma devo dire che ci sono state delle cose che mi hanno veramente sorpreso, ad esempio il primer per il viso e la cipria, e questo rossetto oro qui, questo ombretto, scusate, oro qui, lo stesso illuminante che ho perso il tappo, l'olio per le labbra, mi è piaciuto tantissimo averlo trovato, anche i gloss, quelli molto tenui. Devo dire che è stato un calendario che mi ha sorpreso, e per quello che l'ho pagato, devo dire, ha rispettato le aspettative che avevo. Devo essere completamente sincera, anche il primer occhi, cioè un calendario completo, mi piace da morire, ma veramente tanto. Fatemi sapere qui sotto cosa vi è piaciuto a voi di più di quello che abbiamo trovato, e quello che vi è piaciuto un po' di meno. A me sinceramente di meno non mi è piaciuto questo ombrettino qui, ma perché non lo uso, non è il colore che prediligo, e basta, penso, perché gli altri bene o male li posso provare o testare tutti. Detto ciò, io vi ringrazio per questa apertura del calendario, se siete arrivati fino a qui, ringrazio Dave per il super montaggio come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così rimarrete aggiornati su tutti i video che usciranno, e poi è gratuito, giuro, non pagate, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzuoli, vi mando un besito grosso grosso grosso, e niente, che cosa l'onora, vai, da solo dopo 40 minuti, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzuoli.